Ciao a tutti, sono Fabio di Waterwind, sono con Simone Grezzi. Ciao a tutti. Team rider Goya e The Tour, The Tour di Peschiera. Siamo di nuovo qui al Prat de la Femme, è arrivato l'autunno e stanno partendo delle belle botte. Finalmente è partito The Wind Machine. Delle botte di Peler, ieri da 3-4. Vediamo che oggi sia in linea. Promette di andare avanti ancora per un po' di giorni, quindi ce lo godiamo tutto, così ci prepariamo anche per le perturbazioni invernali e poi un po' più avanti. E poi vedremo, dove gireremo gli altri video. Allora Simone, sempre gentilissimo, come al solito, si è reso disponibile a darci qualche dritta e adesso gireremo un paio di video che saranno molto interessanti. Ciao a tutti, allora vi farò vedere oggi come vado a trimmare la mia tavola freestyle e wave, perché mantengo entrambe le posizioni sia sulla tavola da freestyle che sulla tavola da wave. Allora, partendo dalle stretch, come sapete io uso sempre le stretch molto larghe, in caso di caduta io riesco a far girare il piede e a non rompermi soprattutto i metatarsi, di conseguenza io riesco ad uscire anche in cadute abbastanza problematiche. Allora, abbiamo tre tasselli sia davanti che dietro, salvo qualche tavola che ne hanno quattro, io uso sempre il buco più avanti. Dunque io vado a mettere strap buco avanti, questo buco, la stessa cosa per quanto riguarda la strap dietro. Perché faccio questo? Io voglio essere più centrale possibile. Io parto subito con i piedi nelle strap, anche senza vento, io mi attacco al trapezio, mi attacco alla cimetta e aspetto la raffica, in modo che appena arriva la raffica io poggio leggermente e sono già implanata. Non devo avere il peso all'indietro e il tra qua. Io vado a sbilanciarmi, la tavola potrebbe cadere, leggermente il peso potrebbe andare all'indietro. Io voglio essere centrale. Tavola wave, questo è un 89 litri. Poco vento potrebbe magari andare sotto, ma io sono centrale. Stessa cosa per il wave, io ho 10 litri in meno nel wave. Sono uguale, medesima posizione, tutto avanti. Per quanto riguarda il track, guarda dove sono, anche nel wave sono nella stessa posizione, forse vengo indietro mezzo centimetro, dunque sta a volte nelle condizioni poco vento, troppo vento, gioco mezzo centimetro, non di più, sempre uguale, freestyle che wave.